Il melanoma è un tumore aggressivo delle cellule melanocitarie. Le cellule melanocitarie sono quelle cellule che, per essere semplici, danno il colore della pelle. Ora, questi melanociti, così si chiamano appunto queste cellule, si trovano per la maggioranza negli strati cutanei, ma si trovano anche in altre parti del corpo, per esempio nelle mucose, come nelle mucose dell'esofago, quindi del tratto gastrointestinale, ma anche nell'occhio. Quindi il melanoma può, oltre che insorgere, e questo succede nel 95% dei casi sulla cute, ma può anche insorgere nell'occhio o anche insorgere appunto nel tratto gastrointestinale. Parliamo ora di numeri del melanoma, cioè di un tumore che nel cinquantennio tra il 1950 e il 2000 è aumentato di più del 600%. Nel 2018 ci aspettiamo 14.000 nuovi casi di melanoma, con una leggera prevalenza dei casi negli uomini rispetto alle donne, circa 7.300 negli uomini e circa 6.700 nelle donne. Come numero di decessi si attesteranno intorno ai 2018, con una prevalenza di nuovo sempre negli uomini rispetto alle donne, 1245 casi negli uomini e 773 nelle donne. E il tumore più frequente è uno dei tumori più frequenti tra l'età compresa fra i 0 e i 50 anni, rappresentando il secondo tumore per frequenza negli uomini e il terzo tumore per frequenza nelle donne in questa fascia di età. Quindi è un tumore che colpisce fondamentalmente la parte giovanile. Il working group del melanoma è formato da 16 gruppi che si occupano specificatamente di melanoma a livello clinico e preclinico. Negli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico sovvenzionati dal Ministero della Salute. Il working group in questa maniera ha accesso a circa un terzo dei nuovi casi di melanoma e a circa 1.300 pazienti in terapia oncologica con il melanoma. La struttura del working group del melanoma è così formata. C'è una segreteria che si trova presso questo istituto, cioè l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, che è uno degli istituti dermatologici più grandi d'Italia ed Europa. Ed ha come responsabile clinico invece il dottor Paolo Ascierto dell'Istituto Oncologico Pascale del Napoli, uno dei più noti pionieri nell'ambito della terapia, delle nuove terapie del melanoma, e invece come responsabile preclinica la dottoressa Alicia Livoltini dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Il working group del melanoma ha deciso di focalizzare la propria attenzione e le proprie ricerche sulla genomica del melanoma, cercando di portare la genomica più vicino al paziente e di quanto non lo sia attualmente. Questo con lo scopo principale di predire quei pazienti che possano rispondere a terapie mirate, come per esempio terapie con farmaci targeted o a terapie con la immunoterapia, che è un altro degli ultimi cavalli di battaglia. Tutto questo è stato possibile grazie al sequenziamento di numerosi casi di melanoma attraverso vari gruppi, come per esempio il Tumor Cancer Genome Atlas, che ha identificato nel melanoma una serie di mutazioni. Il melanoma è infatti il tumore assolutamente più mutato che ci sia in tutti i tumori. Se noi sequenziamo il genoma di un melanoma, troviamo circa 30.000 mutazioni. All'inizio questo ci aveva spaventato un po' come ricercatori. Attualmente questo è considerato essere addirittura un vantaggio perché, per esempio, è uno dei motivi per i quali l'immunoterapia ha successo, perché si formano nuovi antigeni e quindi si stimola il sistema immunitario attraverso l'utilizzo di farmaci immunoterapici a rispondere meglio a questi farmaci. Quindi il working group del melanoma sta cercando di utilizzare l'oncochip, per esempio, in uno dei suoi progetti, sta cercando di utilizzare l'oncochip che è stato fatto dalla parte genomica di Alleanza contro il cancro, per fare a costi molto bassi una diagnosi di quei geni che potrebbero essere mutati e che sono anche facilmente targettabili da farmaci che sono già esistenti. Dall'altra parte, il working group del melanoma raccoglie una serie di casi per i quali vorrà utilizzare
che vorrà utilizzare per lo sviluppo di modelli animali o di modelli in vitro per testare la capacità di risposta di queste biopsie, di questi casi di melanoma alle terapie. Gli obiettivi finali del nostro progetto sono quelli di offrire ai clinici, ai pazienti soprattutto, ma anche ai ricercatori, una serie di biomarcatori che ci possano predire la risposta alla terapia dei pazienti affetti da melanoma. Questo è molto importante perché ci permetterà di ridurre i costi di queste terapie, ma anche gli effetti collaterali che queste terapie hanno sui pazienti.